Noi due, guerrieri daci, che abbiamo combattuto valorosamente per la nostra patria, perché l'imperatore romano Traiano ha ordinato alle sue truppe di dar fuoco al nostro villaggio. Le nostre case, costruite con tanta maestria, i nostri campi, coltivati con tanta fatica, i nostri animali, allevati con tanto amore, niente, tutto distrutto. Il nostro destino è segnato, non c'è via di scampo. Gli uomini che tentano di scappare vengono massacrati senza pietà. Il mio cuore scoppia di dolore. I miei occhi sono pieni di lacrime nel vedere morire le persone che più abbiamo amato nella vita. Madri, padri, mogli, sorelle, fratelli. E noi tanto cari, uccisi brutalmente senza poter opporre una difesa. Pure dell'esercito romano è inarrestabile. Sorte non migliore tocca a chi sopravvive, soprattutto alle nostre donne e ai nostri bambini, che vengono fatti prigionieri e portati in terre lontane, ormai privati dei loro affetti e del loro passato. Mi lascio il pensiero di vederli venduti come schiavi per servire i ricchi romani, con il rimpianto della libertà perduta per sempre, dell'amato villaggio distrutto e della stirpe dei daci annientata. Tutto è inutile, siamo i più deboli, nulla ci potrà salvare. Forse è meglio morire che vivere come schiavi.